Illumino con la pelata perché riflette il soffitto. Ok, buongiorno, mi chiamo Enrico Mori, vi presenterò nel pomeriggio di più, quindi oggi non vi lascio, cioè non vi ripeto le cose. Sono un assistant, sono stato membro per quasi 4 anni, quindi ho vissuto tutto quello che vivono i membri e ho cercato da membro e da assistant, adesso sono anche executive, di risolvere quello che a me non piaceva, non mi funzionava. Okay? La prima cosa che facevo fatica a fare era invitare ospiti. Chi di voi ha fatto fatica a invitare ospiti? No, tutti? Non fai fatica? Fantastico. Allora, c'è qualcuno che non fa fatica e c'è qualcuno che fa fatica. L'altra cosa che ho visto fare, siccome costruisco capitoli, no? Come il nostro amatissimo director, era che vedevo che i capitoli quando crescevano, quando si costituivano, a un certo punto, proprio per la carenza di invito ospiti, si bloccavano, ci impiegavano dei mesi poi per uscire dal pantano, stavano lì, e nel frattempo i membri esistenti si demotivavano, si stancavano di stare in questi gruppi dove il gruppo non riusciva ad arrivare ai 30, ai 25, ai 22, no? E questa era un'altra cosa che ho messo via, ho detto anche questa cosa qui è un problema. E allora, ultimamente, non è un metodo, quello che vi presenterò oggi, non è un metodo che ha tanti mesi, è abbastanza giovane, però è frutto di tutte le esperienze. Mi è venuta questa intuizione, supportata anche dal fatto che avevo appena costituito un capitolo grosso, che è l'antico della Mirandola, e ho visto costituire un capitolone che è quello che è il diamante di Claudio. Dopo lo presenterò io bene, non so se viene mai. Ok, quindi quando ho fatto il picco, io sono andato al lancio con 55 membri, okay, e mi sembravano tanti, non erano più 103 al lancio, oggi sono 105. Questi 55 membri mi sembravano tanti e venivo da capitoli più piccoli, no? 30, 35. Come ho fatto a farli così? Allora, la prima cosa che ho capito in BNI è la necessità in questa vetrina, perché questa è una vetrina, questo è un palcoscenico, oggi c'era un interessante ospite che ha uno spazio dove fare teatro, dove fare eventi. In questa vetrina ho capito che è indispensabile essere unici, essere degli specialisti facilmente presentabili agli altri. E quando vi dico specialisti, non lo dico per così per dire un luogo comune, ma specialista è, vi racconto le mie storie. Io nasco informatico, ho aperto la partita IVA a 18 anni. Ok, quindi ragioniere, appassionatissimo di informatica, i computer ancora hanno delle stanze. E il debug, qualcuno conosce di voi il termine debug? Sapete cosa vuol dire debug? Una volta i computer erano degli stanzoni giganti dove dentro c'erano tutte le schede, solo che erano caldi e entravano gli insetti. Gli insetti mandavano in corto circuito le schede, quindi entravano degli ingegneri, aprivano le porte, entravano e toglievano i bug che erano gli insetti. Questo è il debug, è rimasto il debugging, è correggere un programma e togliere gli errori. Oggi non entro più nel computer a togliere gli insetti, ma lo pulisco. Okay? Quindi l'epoca era quella, io ero passato di informatica, a 18 anni visione informatica. E parto a 18 anni. E costruisco un'azienda, ne costruisco due, ne costruisco tre, che faceva tutto a 360 gradi, perché la mia cultura era quella: più servo bene il cliente, io da solo, più sono bravo a servirlo a 360 gradi, più sono vincente. Peccato che non mi bastava mai il personale, non erano mai così bravi perché facevano tante cose, quindi si parcellizzavano più attività. Io continuavo ad aggiungere pezzi di software, di antivirus, le stampanti, i siti web, i server, i cloud, i terminali, i notebook, cioè vi posso riempire di termini che un informatico cerca di fare, e aggiungevo personale e non guadagnavo. Perché incominciavo sempre dei nuovi pezzi, ma quando è che si guadagna? Quando industrializzi una cosa e la fai 100 volte, 200 volte, e sei il migliore e sei il più potente, perché la fai tante volte. Entro il BNI con questa struttura grossa, pesantissima, è un elefante da muovere, no? E il BNI capisco dopo circa un anno che ho sbagliato tutto. E comincio a dire,
i sistemi, tutta la parte hardware e software di base fuori, l'ho regalata ad un collega di capitolo, non ho voluto un euro, ci ho messo 13 giorni per decidere, 13, da quando l'ho deciso, quando l'ho fatto, era il 17 di marzo, il primo di aprile non c'era più la divisione sistemi nella mia azienda, con anche il personale, lui era ben lieto perché prendeva tutti i miei clienti, tu mi dai una percentuale sui miei clienti se fare qualcosa, lui è onestissimo, ma ha continuato a farlo. E poi ho preso la divisione web, fuori anche quella, ho ottenuto il software gestionale, dopo un anno fatturavo la stessa cifra di prima, ok, con dei margini diversi, perché dal software i margini sono ben diversi rispetto a muovere dell'hardware, ok? Quindi il mio limite era che io nel voler fare tutto mi riempivo di roba da fare e non ero bravo in niente, adesso solo software gestionale. E sto portando la mia azienda a dire software gestionale di che tipo? Facciamo bene gli impiantisti e i punti vendita. Tutto il resto lasciamolo fare agli altri. Perché ho scoperto una cosa, il miglior referenziatore di una software house è una software house. Quando noi pensiamo di venire in capitolo e di fare tanta roba, stiamo spangendo il napalm intorno a noi, cioè tutti quelli che potrebbero essere i nostri referenziatori li abbiamo seccati, non ci sono più. Io potrei avere a fianco software house che fa impiantisti e punti vendita, perché siamo forti, lì, cioè quando ti faccio vedere il digitale per i punti vendita lo compri. Per gli impiantisti ti do un'app che raccolgono i dati tecnici, gli idraulici, gli elettricisti, gli informatici, raccolgono i dati sull'app, non fanno in tempo a arrivare a casa che in contabilità hanno già la possibilità di fatturare. Chi posso mettermi a fianco? Una software house che fa produzione, quindi aziende di produzione, una software house che fa commercio di grosso, una software house che fa siti di e-commerce, una software house che fa programmi per commercialisti, una software house che fa programmi per consulenti per il lavoro. Se io avessi in fianco a me queste 10-12 software house specializzate, noi ci genereremmo referenze di continuo, perché loro inciampano in uno che dice ah, io avrei bisogno di un software per gli impiantisti, guarda lui, è il migliore, non ce ne sono altri. Perché io posso fartelo, sì, sono capace anch'io, ma non sono bravo come lui, lui fa solo quello, lui è bravo a fare solo quello, capito? È più bravo perché io più volte lo faccio, più divento più bravo degli altri, perché comincio a essere user involved. Fagli fare rugby a user involved, cioè è uno sportivo, ma mettici un rugbyista a fare rugby, ok? Forse user involved lo puoi mettere sull'ala, perché poi effettivamente se riceve la palla non lo fermi più, però loro sanno come fermare, si mettono in tre, uno schiva, il secondo il terzo lo impatta, ok? Perché fare un gioco di squadra. Quindi quello che vi suggerisco è ripensate alla vostra azienda, il PMI. Poi fuori di qui magari continuate ad essere quello che siete, ma ripensatela qua. Se voi fate qualcosa di buono nella vostra attività, fuori di qui, chi è che se ne accorge? Dovete fare pubblicità, bellissima iniziativa, fantastica, l'ho pubblicata e uno vuole venire qui a fare italiano. Ok, dovete fare pubblicità. Ma vi serve qualcuno che ve la propaghi, ok? E invece di BNI, se voi fate un cambiamento, la prossima settimana avete già subito 30-40 persone che se ne accorgono, che propagano. Fatelo ogni settimana, il vostro cambiamento in BNI può avere effetto e successo in poche settimane. Basta capire che mucca viola c'è in voi. Qual è la mucca viola che vi contraddistingue in modo inequivocabile da un altro? A volte la mucca viola è una cosa banale, uno non ci pensa. Io faccio assistenza. Allora, che prima ho parlato con una collega, lei, che mi dice io adoro Mago per Windows, il mio concorrente. Oppure conosco Team System, il mio concorrente. Ok, allora io dico, mucca viola della mia società. Noi rispondiamo il 24 di dicembre, il 25 di dicembre, il 15 di agosto, il 1 di gennaio. Fallo fare Team System, ok? Non lo fa perché è una SPA, è grossa. Il mio vantaggio è che sono una struttura di super supporto. Il mio vantaggio è che io ho un punto vendita che è aperto il 24 di dicembre e devo dare assistenza. E quindi questo incomincia ad essere un servizio da mucca viola, quello che ti contraddistingue dagli altri.
Tutti voi avete delle peculiarità che, se le sviluppate, prima cosa vi rendono distinguibili dagli altri, siete unici. E questo cosa vuol dire per me quando vi presento? Che io ho una forza enorme quando presento qualcuno. Nella medicina siamo abituati a cercare gli specialisti, perché dell'imprenditoria? Io ho un problema alla cartilagine e ho un problema a un occhio, sono cose vere, già sto scherzando, purtroppo io. Qui ho una, si chiama condropatia, ecco, fortuna che c'è, ecco, ok. Cioè mi si assottiglia alla cartilagine. E so che ci sono delle nuove tecniche per rifare la cartilagine, eccetera. Ma se uno mi dicesse, c'è uno specialista che fa quella roba lì, faccio anche 800 km per andarci, ok? Non mi basta un medico o un ortopedico che mi dice, ma boh, ho un problema un occhio, si formano delle, è tipico degli uomini di mezza età, 50, è metà su 100, ok? Si formano delle piccole bolle, per cui ho una specie di ombra grigia. Vado in un capitolo, a caso, faccio una formazione, spiego questa cosa e un architetto del capitolo dice, ma io conosco un mio amico oculista, provo a chiamarlo per questa, perché a me hanno detto che non si può fare niente. Cioè te la tieni, devi dormire tanto, perché è un fattore di stress. Allora lei, intanto che parliamo, telefona questo oculista, dice, posso passartelo? Sì. Mi fa, mi spieghi bene che cos'ha? Lo spiego bene, dice, guardi, sembrerà strano, ma io lavoro alla casa di cura, dice il nome, lì abbiamo il team europeo di cura di quella malattia lì. Che culo? È chiaro che, cioè, non esiste più nessun altro oculista, esiste solo il team europeo che cura questa cavolo di, stavo dire una parolaccia, questo cavolo di disturbo. Ok, quindi quando io voglio presentare, adesso uso il tema, uso gli assicuratori o gli avvocati, ma non è rivolto ai presenti, lo uso come esempio. Vi faccio un esempio sugli assicuratori. Voi sapete che ci sono dei virus che entrano nelle macchine, vi criptano i dati e o pagate o i dati sono bloccati? Si chiamano ransomware. È un termine, sono dei cybercrime, cioè sono dei crimini telematici e informatici. Ok, io davanti ho un assicuratore. Questo assicuratore dice, io ti assicuro su tutto, bellissimo, ok, ce l'ho già però. E lo conosco da 15 anni. E quindi, se permetti, tu mi presenti un assicuratore, ma io ho un assicuratore da 15 anni, da 20 anni, da 30 anni, perché assicurava mio padre. Che potenza hai nel scalfire questo assicuratore che per me è una persona di fiducia? Cioè viene a casa, si mette lì, compila la polizza, firma, va via, consegna. Diverso è se io gli dico, io ho un team di assicuratori, ce n'è uno specializzato di cybercrime. Cioè lui è il guru dei reati informatici. Io ho già l'assicuratore, ce l'hai già l'assicuratore, ma quello lì fa i reati informatici. Facci due chiacchiere. Vedi l'azienda, tipicamente un broker, cerca di capire come deve tutelarti, è vincente su un altro assicuratore, perché un assicuratore standard ha tanti prodotti, magari da stessa compagnia oppure anche più diversi, ma quello è uno specialista. E poi c'è lo specialista che cura assicurazioni nel campo dell'edilizia, okay? Che hanno tutta una serie di problematiche. È chiaro che è molto presentabile. Chi sono le sue fonti di referenze? Chi lavora nel campo dell'edilizia? Chi sono le sue fonti di referenze? Appunto il fotografo, come se fosse un assicuratore di cybercrime, tutti gli informatici. Qual è il suo terreno di caccia a quel punto lì? L'Italia. Perché se io ho un specialista così verticale, non è più un problema di San Donato, ma neanche del Veneto, ma neanche del Nord Italia. Perché tutti gli informatici d'Italia, informati della sua abilità e che è strepitoso, vorranno lavorare con lui. Chi li trova i clienti? Gli informatici. Mica se le deve cercare lui. È l'informatico che, sapendo che se il suo cliente prende un virus, gli deve pagare una bella parcella, perché c'è da pagare il riscatto e poi c'è da pulire tutti i computer, da ripristinare il backup, cioè c'è da lavorare, vanno via. Se prendete quel tipo di virus lì, mettete già lì un paio di migliaia di euro, così,
a seconda della dimensione dell'azienda, chiaramente, e se le aziende sono grosse, qualche decina. Quindi io informatico che ho il rischio che questo qua mi dica su perché secondo lui era colpa mia che non ho protetto bene i dati, in verità è una sua segretaria che ha aperto una mail, ha fatto doppio clic, è andata su un sito e lì non ce la fai più, non riesci a bloccarlo perché entrano da delle porte subdole. Quindi è meglio essere protetti, sicura, ho le copie in cloud, pim pum pam. Anzi, magari avrò un informatico esperto di cloud, di backup, di sicurezza staccati dalla rete, perché sennò questi arrivano, io ho il backup in casa, ma il backup in casa è rintracciabile, questo è come uno spermatozoo, arriva e mi feconda anche il backup in casa. E quindi un bel assicuratore che dice, guarda, tranquillo, se ti capita la parcella te la pago. E sono tranquillo, io sono un informatico, ti faccio vendere a tutti i miei clienti con la polizza. Quante polizze? Tutti i miei clienti sono protetti, io sono tranquillo. E dico ai miei clienti, ho il backup in cloud. Anzi, ti ricordo che non te lo faccio io, ho un mio collega di capitolo specialista di backup in cloud. Poi ho un collega specialista di cybercrime. A quel punto voi, quando trovate un'azienda, sapete che state sviluppando un team di specialisti nella tutela del dato. Poi ci aggiungiamo un esperto di privacy e facciamo una business unit. Ok? Una che sono membri di più power team diversi che si mettono insieme, creano un pacchetto commerciale di tutela del dato, dal GDPR alla privacy, magari un avvocato di digital forensic nel caso che ci siano beghe legali legate alla gestione del dato, che fa un'analisi prima, poi ci mettiamo dentro un esperto di sicurezza informatica che la prima cosa che fa verifica se il nostro sito è bucabile, cioè che ci possono mettere dei ransomware nel nostro sito, perché quelli che se lo visitano si infettano, verifica con un test di penetrazione, si chiama test di penetrazione, non ridete, si chiama test di penetrazione per vedere se la mia rete è attaccabile. Mi mette giù un bel farmaco di antivirus, poi c'è l'assicuratore e c'è quello che fa backup in cloud e io sono quello che fa software, capito? Cioè, tutti questi qua li sto facendo lavorare perché sono tutti specialisti. Io ho capito in VNI che i miei principali referenziatori sono gli informatici e prima per me erano i miei concorrenti. Quindi uno che fa il tinteggiatore, altro caso, ecco via. Prima c'era un profumo di vernice e mi dice che ha sentito odore di vernice, è la sua acqua di colonia, ho detto. Ok, perché era a scoprirla comunque, non era passata. Quindi per un tinteggiatore, uno che fa cappotti, cioè ci sono tanti aspetti, uno che fa decorazioni interne, uno che fa solo cartongessi, uno che fa i restauri. Caspita, una squadra di tinteggiatori composta da 10-12 persone. Non da uno che fa tutto, perché io non credo che uno sia bravo a far tutto. Voi mi potete convincere finché volete, ma secondo me il one man band non è efficace come un'orchestra. Un'orchestra suona dei pezzi che il one man band non farà mai. Quindi io più ho componenti della mia banda tutti super specializzati e più la mia banda se potrà eseguire dei pezzi unici. E questo vale anche nelle professioni. Quindi ripensate la vostra sedia e provate a pensare a quella sedia lì, quante altre seggioline simili alla vostra potrebbe avere, quanti specialisti etici, non ci si deve fregare i clienti dicendo che non fai la roba, poi lo fai, vi sgamano subito, questa qui è una vetrina, siete nudi qui dentro, lo fate una volta, la vostra credibilità è andata sottoterra e poi tirarla su è una gatta. Quindi è un cambio di mindset anche, cioè io divento così, voglio gente così e a quel punto nasce questo progetto, Invito Power Team. Perché? Intanto si faceva fatica ad invitare ospiti e poi arrivavano ospiti casuali. Chi viene oggi? Oggi abbiamo in capitolo questo qui. Ok. Come sto facendo crescere il mio Power Team? Perché? Si legge? Ok, il BNI come sapete ha delle statistiche pazzesche, non esiste nessun Gartner Group, nessuna società mondiale che abbia dati aggiornati settimanali sul business di 75 paesi del mondo, settimanali, che
chiaro, sul limite, cioè su un campione limitato di membri, però è attendibile. Noi sappiamo, quando voi ricevete una referenza, da dove parte? Quando ricevete un GAC, da dove parte? Perché voi avete delle categorie di cui fate parte, queste categorie fanno parte di un power team, perché noi abbiamo 6 power team in BNE, lo sapete, no? Sono 6 distinzioni, 6 gruppi di attività complementari, quindi sappiamo quando un membro fa un grande affare concluso di che power team fa parte e in che power team arriva. E quindi possiamo dirvi con assoluta certezza che il 67% delle referenze, degli affari conclusi che riceverete in capitolo, vi arrivano dalle seggioline vicino a voi. Quindi se il 67% è, e sono solo io, che referenze ricevo? Su, vi faccio le referenze da solo. Siamo in 2, il 67% arriva da 1. Se siamo in 20, ho molte più probabilità. A un serramentista è più facile che passi una referenza un farmacista o l'azienda edile. L'azienda edile inciampa nella ristrutturazione quasi tutti i giorni. Vede i serramenti, dice, vieni con me, andiamo a fare un giro e mi fai vedere come sono i tuoi serramenti. Un architetto, uguale, un idraulico, uguale, un informatico, ce la fa. Io vendo software gestionale, chi di voi è capace oggi di fare una referenza? Fate fatica. Se ci fosse un informatico, non fa fatica. Quanti informatici vorrei? Uno stuolo. Più informatici ho, e più ricevo referenze. Quindi quel 67% non cambia, ma cambia il campione, la base su cui io pesco. Voi conoscete il Bartavello? Sì, ogni Bartavello, che sono i miei colleghi informatici, vede giù un Bartavello e mi trova referenze. Vi è chiaro questo concetto di differenziazione? Quante software house, a quel punto quante system house, no? Quello che fa solo server, quello che fa sicurezza informatica, quello che fa networking, quello che fa firewall e protezione del dato. Io, cioè, se avessi, qui non avete neanche uno, se qui voi aveste 20 informatici, siccome sono trasversali, perché lavorano su più aziende, sono dei generatori di referenze pazzeschi, gli informatici, perché lavorano come service e hanno una grandissima credibilità sul cliente, perché hanno in mano il sistema informativo. Il sistema informativo, tu prova a spegnere un server ad un'azienda e questa non lavora più. Ok? Energia elettrica e sistemi. Schiacci e lui fa e si ferma. Hanno una grandissima referenziabilità. Ok. Un 13%, un 20% arriva dagli ospiti. Perché gli ospiti? Gli ospiti vengono qui e si trovano una figata di fornitori referenziabili. Devono cambiare la macchina, devono fare il tagliando, devono riparare i serramenti, devono mettere le zanzariere. A chi rivolgersi? Caspita, pensavo di andare a vedere su internet, qui c'è già uno che lo fa, ma è bravo, sì, ora. Quando qui voi cercate un ristorante, no? Io vado in un ristorante nuovo. Si mangerà bene? Saranno cari? Saranno puliti? Ho mille dubbi, no? Mi chiama Claudio, mi dice, vai là a mangiare che si mangia bene. Sono tranquillo, vado, non ho neanche, si spende tanto, no, guarda, sui 30 euro, cioè, capito, è tutta un'altra cosa, vado su Amazon, guardo un prodotto, la seconda cosa è quante stelline ha, guardo il feedback dei clienti, no? È il marketing referenziale, la referenza su un prodotto o su una persona. Gli ospiti, quanti ce ne sono tanti, fanno un 20%, da un 10 a un 20, il resto sono gli altri membri, che sono pochi. Poco. Perché poco? Perché, come dicevo prima, un farmacista quanti cambi di serramenti genererà in un anno? Ma se gli va di culo uno. Quanti gestionali mi farà vendere qua? Un farmacista? Forse neanche uno. È difficile per lui. Ma il farmacista, e qui introduco un tema di dopo per gli one-to-one, gli può presentare un informatico. E l'informatico rientrerà. Quindi, cosa chiederà un farmacista? Un software gestionale o il suo informatico di fiducia? Il suo informatico di fiducia, perché inciampa nei gestionali tutti i giorni. In uno che scancala perché è un gestionale che non gli funziona, perché l'assistenza di quelli là non rispondono mai, perché il titolare deve fare fogli di Excel perché non riesce a avere i report. Loro sentono queste cose, io voglio parlare con loro. Ok,
A questo punto questi sono i Power Team, che voi conoscete, sono sei, questi sono i colori internazionali, e sto portando su tutti i miei capitoli, sia di Mantova, quelli che seguo io come diretto, sono circa 200 membri, e quelli di Verona, che è una regione piccola perché l'abbiamo appena presa, almeno io, sto portando anche tutti i membri, io do la slide a Vera, se poi lei vuole portare. Vedremo, secondo il brano. Ok, perfetto. Su tutti i badge dei miei membri adesso c'è il colore. C'è il colore del Power Team. E anche sui, e anche sugli ospiti. Gli ospiti arrivano, bollino, alcuni hanno messo il nastrino, alcuni hanno messo gli adesivi, alcuni hanno ristampato i badge, okay, si organizzano. Qual è il vantaggio? Che quando io vedo entrare un blu, mio, e lui vede un blu e dice: perché tu blu, gli altri gialli? Vieni che ti spiego. Ok? Questo per favorire quel 67%. Però il problema è avere gli ospiti, almeno nei capitoli, quando arrivano a una certa maturazione, gli ospiti finiscono. Poi dico: io non so più invitare tutti, non so più chi chiamare. In realtà siamo pieni di schiere di contatti. E un giorno il mio amico Claudio, che chiama in causa un attimo, viene un attimo Claudio. Un giorno, e io non gli credevo, perché aveva detto: noi dobbiamo avere un impatto ecosostenibile in tutto ciò che facciamo. Ecosostenibilità, anche perché noi siamo imprenditori tra imprenditori, quindi ciò che è giusto fare, come sempre, muoversi in grande armonia con ciò che ci circonda, e quindi rispettando ciò che noi riteniamo che sia giusto, non, magari gli altri non ritengono tale o non hanno sufficienti informazioni per valutare. E per far questo, quindi, è giusto metterci in discussione. Grazie Carlo. Lui cosa mi ha detto? Enrico, non bruciamo le liste, non chiamiamo ospiti così per chiamare ospiti, perché a un certo punto abbiamo un impatto sul territorio un po' casuale, ok? E ti sembra di avere tanta carne sul fuoco, ma poi non riesci a mangiare. E qui è nato, quindi, io raccolgo tutto, sono una specie di spugna, prendo pezzi, dopo mesi quei pezzi lì hanno una collocazione. Allora dico, ma pensa se noi invitassimo gli ospiti attraverso il Power Team? Cioè, facciamo un esempio, adesso io prendo queste 5 persone, 5 membri, e gli dico, ti do 6 liste, una per Power Team, e ti dico, vomitami fuori tutti quelli che conosci per Power Team. Quanti edili, quanti geometri, quanti farmacisti, quanti idraulici, quanti informatici. Scrivimi su una lista. Ok, adesso datemi le liste, con numero di cellulare, basta, senza mail. Prendo queste liste e le vado a consegnare al Power Team. Dico, top Power Team, quel 67% è su queste liste. Chiamateli tu. Non farli chiamare dallo sponsor, perché quando io informatico, i farmacisti, c'è un farmacista? No. Perfetto. Quando io informatico chiamo un farmacista, che credibilità ho dal punto di vista business di invitarlo in un gruppo di imprenditori? Cosa fa? Mi fa domande, perché dice, ci conosciamo, ma mi stai chiamando per una cosa che non capisco. Mi fa domande, e se io non sono bravo a descrivere quello che sta avvenendo, mi dice, ah, ho capito, no, guarda, non sono interessato. Ho bruciato la lista, quello che diceva lui. Via, posso chiamarlo ancora? Non ce la fai più, l'hai bruciato. E quindi al Power Team hai distrutto un nominativo. Al Power Team. E siccome quello lì serve a loro, non serve a te, tu non vendi BNA. Infatti io dico ai miei membri, voi non vendete BNA. Voi aiutate i Power Team degli altri a crescere. Mm. E loro aiutano il vostro. Perché se il 67%, ciò dagli informatici, dammi informatici. Se sono un edile, dammi edile. Se io sono un'azienda edile, un costruttore, mi chiama un osteopata per andare a fare business. Già il costruttore edile, c'è qualche costruttore edile? Grazie. La maggior parte è abbastanza recalcitrante all'innovazione. Sbaglio, la tua categoria, no, tu no, eh. Lui è uno, infatti ha boss qua. La maggior parte dice,
cosa, che roba è, basta, sta, non ho mica tempo da perdere per la cagata. Fammi chiamare da un architetto, come gli cambia la musica, come l'orecchio gli si dilata e dice, ah, architetto, buongiorno. Venga che stiamo facendo una squadra di specialisti. Ah, gli manca l'azienda e dire, sì, vengo subito. Funziona così, eh. Noi abbiamo trovato che con questo metodo, con due telefonate, vengono due ospiti, con tre ne vengono tre, con quattro magari ne vengono tre perché lui dice non posso questa settimana, posso l'altra. Non brucio le liste, ok? Il Power Team riceve, provate a immaginare, voi siete, siamo un capitolo di 30, il Power Team edilizia riceve 30 liste con su nomi di esperti di edilizia, dal redattore al costruttore, che concessista. Scelgono il miglior ingaggiatore del capitolo, del Power Team, quello che fa meglio i contatti. Non uno a caso, il migliore. Siamo un'azienda, non metto alla reception uno che è scorbutico, metto la persona più solare. Buongiorno, benvenuti. Capito? Cioè, devo mettere la persona migliore per quel ruolo. Così, Enrico, posso intervenire? Sì. Allora, secondo me, figata. Grazie. Ma io aggiungerei un piccolo pezzettino, nel senso che è comunque una chiamata a freddo. Sì. Se quello che ha il contatto, sì, chiedo chiave, insomma, no, sei un tesoro. Il metodo prevede che prima di telefonare lo sponsor viene avvisato dall'ingaggiatore e dice guarda, io ho qua 30 liste, la settimana prossima farai la tua edilizia, tu ne hai fornite 6 liste, ti chiama, ti dice prima cosa, guarda la tua lista, dice scusami, questo qui ho capito bene, perché magari sono fatti in Excel, perché sennò se deve anche essere un grafologo che cerca di capire cosa hai scritto e cosa pensare in quel momento, no. Ok. Gli dice, processerai la tua lista, chiamerai questi 5. Quanto lui con due telefonate, 4 telefonate te li porta. E tu dici, ok, e tu cosa fai? Un messaggino, dice, buongiorno Lucio, c'è anche il testo, buongiorno Lucio. Ho dato il suo numero di telefono ad un collega, un imprenditore, che sta cercando un idraulico. Spero che la chiami. Fine. Messaggio, non telefonare. Perché se telefoni ti chiede, e se ti chiede tu, dopo un po' gli dai delle informazioni, dice, ah no, non sono interessato. Ok? Lui dirà, grazie. Nel 99% dei casi ti rispondono, grazie. Tu porti a casa un gol, e lui ha la pancia bella. Dice, mi chiamerà qualcuno perché cerca un idraulico. Lo chiama responsabile dell'edilizia, proprio di edilizia, che è un geometra, un architetto. Buongiorno, sono Enrico Mori, sono un geometra. Ho avuto il suo numero di telefono da Giancarlo, che dovrebbe aver avvisata. Ah sì, mi aspettavo. Guardi, allora, io insieme ad altri colleghi imprenditori e professionisti sto creando un team di specialisti specializzati nell'edilizia. Nel nostro team attualmente stiamo cercando un idraulico, perché ci manca. E Maurizio ha detto, Giancarlo mi ha detto che lei è in gamba, le va di fare due chiacchiere. Come fa a dirti di no? Non ti dice di no. A quel punto dici, guarda, noi ci troviamo, se vuole venerdì mattina e facciamo una riunione tra imprenditori, se viene presto ne presento anche, può presentare la sua attività agli altri, se no alle 9:30 e ci incontriamo noi del gruppo di specialisti dell'edilizia. Vengono quasi sempre. E se non vengono quella settimana lì, vengono l'altro. Bruciamo le liste, neanche un nome. Gli unici che ci dicono, ah, vai bene, qualcuno è già. È come sente le 7, dice, aspetta che forse. Ok. Ho preparato tutte le obiezioni. Vi faccio vedere l'obiezione per quelli che dicono BNI. Perché tenete conto che questo metodo che è stato già provato funziona, no? Obiezione. Scusa, ma è BNI? Ah, ci sono già stato ma non sono interessato. Prima cosa, per chi ha capito, caldo, mi posso chiamare la giacca? Posso calmare anche la giacca? Certo. L'ho staccato musicale mentre si muore? In post-produzione. Faccio così. Ok. La prima cosa
da fare quando vi fanno un'obiezione, siccome l'obiezione, perché hai fatto PNL, attiva il cervello rettiliano, ok? È quello che dici, aspetta che qua mi sto fregando. La prima cosa è allinearsi. Come te, io come te. Capisco, anch'io fui invitato all'inizio in un capitolo che non mi convincevo. Come te, ok? Anch'io ho vissuto la tua esperienza. Lui dice, il suo preventivo è troppo alto. Guarda, anch'io quando l'ho stampato ho detto, caspita, che cifra che è venuta fuori. Lui dice, la sua macchina è troppo lenta, ma sa che anch'io l'altro giorno ne ho provata una che era molto più veloce, ma questa non fa incidenti. No, ogni volta che uno vi fa un'obiezione, sei arrivato tardi, cioè, anch'io in effetti penso, cioè, penso che mi fa la strada. Correva tanto, guardi, la gente, a un certo punto quando ho visto i contachilometri lì mi sono accorto che effettivamente non mi sono accorto, stavo correndo tanto, cioè allineatevi sempre all'obiezione, funziona sempre. Il rettiliano dall'altra parte è meno incazzato, dice effettivamente anche lui come me. Gestione, vi sto invitando però in un gruppo di specialisti, non in un gruppo di imprenditori e basta. Noi siamo molto strutturati e stiamo realmente costruendo una squadra di specialisti nell'ambito della edilizia. Quindi, chiaramente lui in Via Nei c'è già stato, magari non ha avuto una gran sensazione, gli sto dicendo che è, oh, Via Nei quella lì, però effettivamente, ed è vero, non state mettendo, state creando una squadra di specialisti. Abbiamo già un idraulico, ne stiamo invitando un altro? Certo. Perché due idraulici? Perché quattro elettricisti? Perché nel picco ci sono quattro elettricisti, nel picco della Ghirardo? Perché c'è un illuminotecnico, uno che fa i pianti residenziali, uno che fa i pianti industriali e uno che fa videosorveglianza e i pianti antincendio? Perché loro sono i principali referenziatori di loro stessi. Se voglio creare un lavoro ad un idraulico, mi metto vicino a un idraulico. E non un farmacista. C'è proprio loro. Siamo sul cazzo. Okay. Più idraulici metto insieme e più capiscono che cosa possono fare. Più software house metto insieme, più capiscono. Con questo invito a Power Team, se ogni Power Team ha un ingaggiatore, io chiamo ingaggiatori, in verità hanno un nome tecnico che abbiamo coniato, che è responsabile della crescita del Power Team. Prendiamo su un attimo, così vediamo l'organigramma, che è questo, ok? C'è una figura nuova, in verità sempre esistita in BNI, che si chiama coordinatore della crescita del capitolo. È una figura di lungo corso, cioè un ufficiale che non va ogni sei mesi cambiato, anzi più esperienza ha meglio è, che individua in ogni Power Team i migliori ingaggiatori potenziali, che sono persone che hanno dimestichezza col telefono. È inutile che metta a fare telefonate a uno che non è nella sua acqua. Lo sto violentando, non avrà dei buoni effetti, invece c'è da far crescere il suo Power Team. Questo coordina 1/2, a seconda della dimensione del capitolo, gli ingaggiatori che ogni settimana fanno quelle 2-3 telefonate. Voi avrete due ospiti per Power Team invitati col binocolo, quello lì, qua. A quel punto cosa fa il Power Team? Questo qui arriva, l'ho invitato io, informatico, voi non avete neanche uno, arriva, lo accolgo io, informatico. Gli do un badge blu, gli presento tutti gli informatici. Io ho parlato di una squadra di specialisti, non posso mentire, devo far vedere gli specialisti. Cioè, il team. Cosa fa il team? Lo valuta. Un membro non entra più da VNI, entra dal Power Team. È il Power Team che dice, ci sei piaciuto, ti corteggiamo. Perché sennò cosa succedeva? Che entrava in capitolo, andava al CDM, faceva il colloquio e poi il CDM spesso aveva la mandorla del tipo, devo farlo stare con qualcuno che non lo vuole. Ed è imbarazzante, perché lui ha già pagato, ha già deciso di entrare. Facciamo un passo indietro, noi siamo il Power Team, abbiamo capito che più siamo meglio è. Se sei compatibile con noi, noi siamo più contenti di te, perché stiamo facendo entrare un generatore di referenze. Questo può essere, chi si ricorda il ciclo stile? Più vecchi se lo ricorda. Ok? Giravi così e questo buttava fuori copie. Il ciclo stile, ogni partner che voi fate entrare nel vostro Power Team è una macchina di ciclo stile di referenza. Per voi, quindi l'interesse che ha il Power Team è autogestirsi, ha un ingaggiatore, gli arrivano le liste, si chiamano i suoi contatti, ok? Sappiamo come fare la telefonata, perché è tutto scritto, documentato e provato, ok? Provato e riprovato. Hanno due ospiti a settimana,
facciamo un calcolo. Una conversione, voi avete una conversione dell'8,60%, giusto? Come regione? No. 9%, ok? 9%, è una conversione un po' bassa, poi pensiamo anche a quello, è un po' bassa. Quindi parliamo del 10%. Due ospiti per Power Team a settimana. Quante settimane si fanno in BNI all'anno? 40-42. Ok, 42. 2 per 42? 84. 10% di 84? 8 membri potenziali nuovi a Power Team. Sono 50 membri all'anno. Per 6 sono 48 membri all'anno. Sapete che ricchezza ha un capitolo così grosso che non hanno diventa come loro. E se ho i Power Team cicci, i Power Team cicci fa così, generano referenze. Il picco della Mirandola in un anno ha fatto 4 milioni, il primo anno, da neofiti, ok? È chiaro che quando gli elettricisti continuano a scambiarsi referenze, si siedono al tavolo insieme, la riunione operativa, quando entrano quelli col vostro colore, sono tutti insieme, sono insieme al Power Team, in mezzo, anzi no, sono gli ultimi due. Perché prima parla il Power Team, come fanno? Il primo del Power Team, che è l'ingaggiatore, si alza e presenta gli invitati lui. Oggi abbiamo ospite il nostro Power Team, lui e lui. Sono gli ultimi due, parla il Power Team e poi parlano anche loro. Sono già a bordo, sono già in squadra. Li ha ricevuti il loro team. Parlano insieme, vengono presentati dall'ingaggiatore, ma sono ospiti dello sponsor. Cioè vanno in carriera allo sponsor, che non ha fatto niente per telefonare, ma ha due ospiti in carriera. D'altra parte lui sta contribuendo al loro benessere, non al proprio. Lui ha presentato queste persone per il 67% di quelli là, non per se stesso. Il minimo che gli possiamo dare è il riconoscimento, l'ospite è tuo. Okay. Quindi anche il lavoro del commentatore dei membri dopo per la cessazione. È facilissimo, ve lo faccio vedere qua. Ah, avevo anche presente. Eccolo qua. Il grafico dell'ingresso di un nuovo membro in un capitolo. Passa dal Power Team, ci piaci, fai la domanda di iscrizione. Altra figura nuova, poi arriva in fondo là. Anticipo un attimo. È venuto, ci è piaciuto, ma non presenta la domanda di iscrizione. Cosa fa il Power Team? Ha una seconda figura, che non è l'ingaggiatore, che potrà avere una telefonata, ha una seconda figura, bravo a telefonare, che lo chiama e dice, oh, ti sei piaciuto, Dai, vieni ancora il capitolo. E il coordinatore fa sì che quando vi lasciano i moduli di valutazione, li dà lui, li legge, chiama la sua squadra, dice, oh, questo qui chiamatelo che ha detto che è interessato. L'ingaggiatore, quello che fa il follow up è un membro del Power Team che fa solo il follow up e diventa bravissimo a farli. L'ingaggiatore fa solo i gadget, è bravissimo a farli. Lo cambiamo, col cavolo che lo cambiamo. Se io ho un centravanti che fa gol, lo tiro giù, fa sta là. Devi piantarti là e quando ricevi la palla la butti dentro. Okay? Ogni ruolo diventa professionalizzato e quindi il Power Team ha una strategia di crescita. Dal Power Team il capitolo ha una strategia di crescita mirata. Due ospiti a settimana. Per Power Team avete 12 ospiti più i visitatori. Cosa vi succede a quel punto? Caspita, io sono un attore, ho due possibilità. Faccio teatro, ok? Recito e ho davanti in platea sempre solo i miei amici attori, oppure ogni settimana un pubblico diverso. La mia verve nel fare le presentazioni sale, perché io so che ho sempre un pubblico nuovo. Quindi aumento tendenzialmente la qualità delle presentazioni, implicitamente. E il capitolo sa che con questa strategia arriveranno nuove figure nel Power Team. Se il Power Team è grosso, avete grazie a fare concluso nuove referenze. Cosa succede al rinnovo? Che uno che fa parte di un Power Team che genera soldi, rinnova, ok? Rinnova perché io ho chiesto al mio amico Leopoldo Onorato, il primo anno del San Giorgio, Leopoldo, gli dico, Leopoldo come va l'esperienza di capitolo? Era un po' che non ci parlavamo. Okay. Mi fa bene, 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 molto bene, grazie. Che siamo vicino al ridosso del rinnovo. Ma che fatturato hai fatto quest'anno?
340.000, sì, sì. Quindi rinnovi? No, dico, quindi vuoi uscire dal capitolo? Lui è un bughetto pesante, nel capitolo. Resto qua, lo conosci tra l'altro, vero? No, no, L'ho conosciuto alla nuova convention. Esatto, un personaggio, cavolo che istruito, eh. 140.000 lo conosco, cioè, mi ha passato i clienti gli altri. Era un mito, guarda. Quindi, voi fate in modo che i vostri colleghi guadagnino, non escono dal capitolo. Quanto ci costa perdere un membro? Va riformato, dovete resettare le connessioni e siete amici di quello che esce, ma dovete far lavorare quello che entra. È una gatta. Ci costa 10 volte cambiare un membro. A BNA non cambia niente, ma costa una quota. Ma a voi, tra riformare, avere uno, deve rifare il programma mentoring, deve rifare, cioè, costosissimo. Facciamo guadagnare questi poveri cristi, perché così rinnovano e cresce continuamente questa cultura di questo capitolo che non perde pezzi. E se non perde pezzi, guadagna un pacco di soldi, perché io ormai ti conosco da 4 anni, ti presento al buio. Quando entra uno nuovo deve ricostruirsi una fiducia. È complicato, ok? Quindi Power Team valuta il candidato, lo sollecita a fare la domanda di iscrizione perché lo corteggia, se non la presenta è il Power Team che lo sollecita, non lo sponsor. Lo sponsor non sta vendendo una quota, è il Power Team che lo vuole per farci affare. Fa il pagamento, non so qua se pagate prima o dopo. Prima. Prima, perfetto, il grafico è giusto. Arriva il CDM. CDM deve presentare le regole di BNI, dice, oh, mi raccomando, sono 3 assenze, 3 sostituzioni, però non ha conflitti da gestire, perché l'hanno già scelto, hanno scelto loro, è il torneo dei 6 campanili, dei 6 power team, ma di squadra si sceglie con chi giocare, ok? A quel punto il coordinatore della crescita, già avete entrato, benissimo, noi tutti abbiamo già versato il capitale sociale, che sono i 40 nomi, quelli del lancio e anche quelli che sono venuti dopo, che sono il crescita di Power Team. Quindi adesso ti insegno a preparare queste 6 liste. Sarai il nostro membro, nuovo membro, quando avrai consegnato queste liste a me. Ti controllo io. Ti insegno a farle, le presenti. Per lui è normale, per lui fare una roba o non farla, uguale, perché è come un bambino che impara andare a scuola, gli insegna una roba, la fa, cioè non entra nel netto. Ci sono quelli che dicono, ma io per la deontologia non do i nomi, cazzo, vieni qua a prendere i nostri. Ok? Quindi, se non sei in filosofia, ci fermiamo qui, la vera che fa il bonifico indietro, siamo a posto. Quindi, questo coordinatore è una figura importantissima per il capitolo, perché fa partire la macchina. Che macchina? Questa. Colloco il nuovo membro del CDM. Il coordinatore gli fa fare le liste vanno ai power team, i power team li invitano, qualcuno diventa membro, si fa il colloquio, fa le liste, voi avete sempre nuovi contatti per far crescere il capitolo. E se non entrano, comunque questi ospiti che vengono per power team sono una ricchezza inesauribile, è quel 20%, perché se io sono un architetto e viene un'azienda edile, non diventa membro, comunque l'ho conosciuta, Cioè, ci possono anche essere delle relazioni fuori di qui, Non è? Anzi, noi siamo contenti se voi propagate. Cioè, vieni come uno stagno, butta un sasso in mezzo e incomincia a fare le onde. Le onde, verso la fine, sono più basse, ma sono molto larghe. Coprono una grande vastità di contatti. Quindi, in mezzo ho l'onda alta, però è stretta, che è il capitolo. Più si propaga e più investe la collettività, ma la investe bene. Ok, quindi abbiamo risolto un problema. Uno però, ce n'è un altro. Questo viene per fare affari con noi, vede una riunione, è mica tanto convinto. Cioè, se la riunione non è convertente da sola, non c'è l'assistant che fa l'info meeting e gli spiega BNI è una figata, questo è un visionario, entra perché BNI è una figata. Questo entra se girano soldi. Se vede girare soldi, O se capisce il metodo. Cioè, capire il metodo significa, chi di voi ha un iPhone? Chi di voi ha un Android? Parte gli scherzi. Perché io non uso un iPhone? Devo cambiare il sistema di... Cioè,
uno sbattimento, ragazzi. Cioè... Ok, ti mettiamo vicino uno della Apple che ti spiega i vantaggi che avrai usare un iPhone. Mi fa capire i vantaggi e magari vale anche il contrario. E io invece, però, caspita, sta roba qui, con l'Android non riesco a farla. Ah però, tutte queste connessioni, ah però, c'è iTunes, ah però, quasi quasi prendo un iPhone. Perché ho capito come funziona. Quindi se vengo in una riunione operativa e capisco i vantaggi che posso portare a casa, tenderò a iscrivermi inciampando. Se invece non capisco e se le presentazioni non sono convincenti, faccio fatica a capire anch'io che cosa porterò a casa, cioè come faccio a portare a casa poi la mia quota, perché la prima cosa che penso è portare a casa la quota. Sei subito, la prima cosa che penso. Allora, vediamo il futuro. Il futuro è, si alza il primo membro, fa la sua bella presentazione, 60, le farete di 30 secondi le presentazioni, perché quando sarete in tanti, 60 non ci saranno 20. 30 secondi, come fanno a Diamante, come fanno al Picco, sono pochi. Devo essere molto bravo a fare la presentazione in 30 secondi. Però una cosa non la farò mancare mai, la richiesta specifica. Non la farò mancare mai, perché quello è il demo. Sapete cos'è il demo? La dimostrazione. Io sono un membro, un ospite, richiesta, 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 richiesta. Ma che bestia, ma così preparati sono. Ma così preparati. Arrivano in fondo e il giro delle referenze dice la richiesta che hai chiesto la settimana scorsa, hai chiesto quella azienda te l'ho portata, hai chiesto quella cosa, non ho trovato quello ma ho trovato un altro, e lui capisce come funziona e loro prende l'iPhone, dice ah cazzo ho capito come fare, si alza perché non vado un'altra, lui non vede un altro, non li vede, quindi li possa raccontare, ma una cosa la vede, se siete bravi o no, vede quello, se il capitolo è tecnicamente ineccepibile. E guardate una cosa di DNA, una cosa, non siamo dei rompiparli, vi presentiamo un metodo che hanno scelto i membri, cioè, non so se l'ho detto vera, che c'è l'International Board of Advisors, lo spieghi tu cos'è? Non sempre le devo sapere, ah lo sai, perfetto, che stabilisce come funziona DNA, quindi non è via micro che va dall'alto con l'elicottero, ma nasce da come una sorgiva, no? Quindi è acqua pulita, viene dai membri. Se ci dicono fai la presentazione così che funziona, ma perché dicono? Perché non la fai, no? Perché se così funziona, se no ti diremmo che funziona anche così. Ma no, ci sono due tipi di presentazione che abbiamo testato. Gli altri, non sono testati. Questo metodo è testato. Vi faccio parlare con gli ingaggiatori, quelli già esperti, due telefonate e due ospiti. Che l'ingaggiatore fa fatica, fa due telefonate del cavolo, ha già due ospiti, si sente, sai cosa mi ha detto ieri? Tra l'altro hai una specie di delirio di onnipotenza, perché ti senti che inviti gli ospiti e vengono subito, prima invece c'era un'agonia, e quindi è anche per un ingaggiatore è una figata telefonare da due, paf, due, paf, due, paf, e vi dirò di più, bucano poco gli appuntamenti, perché hanno l'idea di andare a un appuntamento di lavoro, che realmente è. Li invitiamo qua, però gli diciamo vieni qua che facciamo affare e poi non capiscono perché faccio delle presentazioni senza richiesta specifica. Quindi lui, ma come fate a generare referenze se la vostra presentazione è pubblicitaria? La pubblicità è io sono migliore a fare questa cosa grazie a tutti. Non è referral marketing. Il referral marketing è aiutatemi e sto cercando quell'azienda lì. Ok? Uno dice ma io non so che aziende chiedere. Ok, piano marketing. Chiunque di voi ha dei clienti finali e dei generatori di clienti finali. Cioè uno è quello che paga e l'altro è quello che conosce quello che paga. Riesco a chiedere l'utente finale, alcuni non ce la fanno. Chi cambia i serramenti alle case non può chiedere il nome della famiglia. Fa fatica, oggettivamente non ce la fa. Può passare davanti a un cantiere, si tira giù il nome di chi? Del geometra. Viene qua e dice qualcuno mi presenta quel geometra perché quello ha in mano il lavoro della casa, ok? Quindi sono una falegname, la signora Fessaramenti, ricordo. Arredamenti, c'è le falegname, i serramenti erano quello. Sono quello che non c'è più, che fa i serramenti,
vengo, chiaramente non riesco a chiedere l'utenza finale, chiedo intermediari. Intermediari che sono architetti, avvocati, cioè, architetti, geometri, ingegneri, aziende edili, altri serramentisti, perché io faccio un serramento molto particolare, faccio anche i serramenti rotondi, ad arco, pardon. Oppure quelli di... non è nemmeno che fa i serramenti così. Adele, oh veramente, è un bellissimo memory hook, lo dico perché è una carissima persona, caldo, freddo e rumori con Venere stanno fuori. Ha fatto questa Maurizio che è una carissima persona. Allora, mi stendo l'elenco dei geometri, degli architetti e delle aziende edili che voglio conoscere. Mi tiro fuori 80-90 nomi, perché vengo fuori tra San Donato, 90 e giro un po' in largo, 90 nomi li tiro fuori sicuro, metto lì un pomeriggio su internet e li scrivo. Faccio la presentazione partendo dal basso. Dico, allora, questa settimana chiederò quel geometra lì. Oggi vi spiego come io posso collaborare con i geometri e spiego perché presentandomi un geometra io poi ci lavoro bene con lui. E poi chiedo, vorrei essere messo in contatto con i geometri, come per esempio, e dico il nome. Se ciascuno lo fa, abbiamo tipo classe merceologica, che sono i geometri, e ho anche un nome. Può anche darsi che non arrivi, ma se c'è un ospite che lo conosce, quel geometra lì, che ne so. Certo che se non lo dico, la probabilità è zero, ok? E non si fida abbastanza per dire conosco anche un geometra. Ma se sente il nome si attiva. Fateci caso, quando sentite il nome, quel nome lì, voi lo conoscete. Noi, se io tiro fuori il telefono, non ho geometri, ho nomi di persone. Conosco esseri umani, non geometri. Quindi geometri, come per esempio, e dico il nome del geometra. Lo fate ogni settimana, può anche darsi che quelle referenze lì non vi arrivino, perché vi arrivano dal Power Team e vi arrivano agli one to one. Ma sicuramente l'ospite ha una sensazione di metodo. Il metodo è chiedere il nome della preferenza. Qualcuno arriverà, avrà riscontro nel giro finale e quantomeno andrà via di qua dicendo wow, non mi scrivo perché non ho tempo. Ah, non hai tempo? C'è un'obiezione giusta per me. Non ho tempo. Allineamento. Capisco. Anch'io all'inizio credevo di non aver tempo per entrare in una squadra, per un team di esperti. Non hai tempo per entrare in un team di esperti? Facci una pensata. Allora. Gestione. Ora ho capito invece quanto sia importante fare squadra con degli specialisti nel nostro settore. Non ci sono paragoni tra lavorare in team e lavorare da soli. Poi vorreste le declinate come volete, sono degli esempi di audizione. Però, e sono quelle lì, di cosa si tratta di per telefono, non ne ha, alle 7 molto presto, parliamone, non ho tempo, è già DNA, sono sempre quelle. Ormai quando gli ingaggiatori le conoscono, l'hanno già detta questa qua, facendo la ridere, sì. Ok, quindi se la riunione è convertente, avete ospiti in sala, siete bravi a fargli vedere come funziona, perché voi avete bisogno di loro, loro hanno in mano referenze. Siamo qua per conoscere gente, facciamo in modo che vengano dentro. Voi siete un bar che fa cocktail e avete la possibilità di avere, siete in un punto dove viene un sacco di gente, però fate dei cocktail di merda. La gente viene, prova, siete un bar, fate dei cocktail meravigliosi, ma in un punto sfigatissimo non passa nessuno. Siete un bar dove c'è un sacco di gente e fate dei cocktail strepitosi. Quello bisogna essere, ok? Tanta gente e voi fantastici. Se voi siete fantastici, questi capiscono il metodo, sono stati invitati bene, girano soldi, perché poi girano soldi, quando il gruppo è grosso girano soldi da soli. Il Gonzaga è a 23 milioni di euro, 4 anni, 70 membri. Il San Giorgio è a 12 milioni di euro, 50 membri, in 2 anni. Ok, quando i gruppi sono grossi e usano bene il metodo,
a un certo punto il metodo funziona. Ma è provato che il metodo funziona, cioè non è che ve la raccontiamo, lo vedete anche voi che funziona. Funziona tanto più quanto voi siete capaci di adottarlo sistematicamente. Se io sono un calciatore di punizioni, no, mi dicono, ora Enrico tu giochi in campo, le punizioni le batti tu, ok, grazie ragazzi, ci penso io. Non le provo le punizioni, tanto le so tirare. No, le devi provare le punizioni, ti metti lì e fai 400 tiri finché hai capito. Avete visto Ronaldo quando calcia cosa fa? Si mette davanti alla palla, fa così, poi fa, aspetta un po' dietro, fa così. Perché lui sa che da lì avrà l'angolazione giusta per colpire la palla in quel punto e se è un po' decentrato, controlla bene e poi si sposta. Perché lui da lì sa che da lì cazzo la palla la colpisce in quel punto, lui va là. Quante volte lo prova? Ronaldo fa le partite, va a casa, non mangia e va a fare allenamento. Ha un campo da calcio, in casa. Ok? Messi è un campione, è nato così. Ronaldo è diventato un campione. Ronaldo si è costruito campione. Io sarò quello e quello è. Cosa ha fatto per diventarlo? Tutto quello che poteva. La differenza sta lì, tra prendere sul serio un'attività o prenderla, oh, faccio quello che riesco. Ma gli altri se ne accorgono, perché io Ronaldo lo vedo quando fa così. Sono un allenatore di calcio anch'io, si capisce bene cosa sta facendo. Si sta portando nella posizione ideale per calciare. Qualcuno gioca a pallavolo? Giocato? Ok, quando c'è da ricevere la palla, bisogna essere nella posizione giusta. Non puoi essere così. Devi velocissimamente andare nella posizione di ricezione. Con che rapidità? La più alta possibile. Con che occhio? Il più rapido possibile. Quindi quello che vi esorto è dire, ok, il problema dell'invito degli ospiti lo risolviamo. C'è, è testato, provatelo, vi accorgerete che con quel tipo di ingaggio lì vengono persone. Se poi vengono e non si iscrivono, guardatevi voi. Perché se qualcuno di voi non fa la presentazione perché non si è preparato l'elenco dei clienti, perché non aveva tempo, perché non aveva voglia, capace è capace, non possiamo dire che non è capace di farsi dei clienti, si vuole conoscere o dei partner, ma io dico, vi mettete qua, elenco delle persone che vorrei conoscere, quando ho 40 nomi, è un anno, abbiamo una riunione alla settimana, 40 nomi iscritti, io per un anno ho la referenza specifica, non ci lavoro più, cosa devo fare? Siccome questa settimana chiederò un architetto, mi provo la punizione. Dunque, perché chiedere un architetto? E vi spiego perché chiedo un architetto. Cioè, partiamo a fare la presentazione dal basso. In base a quello che chiederò, preparo la presentazione. Ma che è una cosa che vedo a volte, noi facciamo serramenti per le case, e poi chiedo un'azienda. E non capisco, cioè non sei coerente. Se mi chiedi case, ok, mi chiedi un geometra perché il geometra conosce le case. Allora io ho bisogno di coerenza anche nelle presentazioni, no? Non voglio presentazioni che io non capisco perché mi chiedi quell'azienda lì. Cioè, alcune le facevo anch'io, quando non ero bravo. Alla mattina andavo in capitolo, cazzo, non ho preparato la presentazione. Passo davanti ad un'azienda, vedo il nome, oggi è quell'azienda lì. E poi facevo la presentazione, che mi occupo di software gestionale, vado a papà, oggi che dopo l'azienda lì. Ma non avevo, era sconnesso, cioè non aveva un senso. Io avrei dovuto scegliere quell'azienda lì, scrivermela prima, avere 30 aziende così, e poi preparare la presentazione in funzione di quell'azienda lì. Quella lì è una fonderia. Vedi che ho ragione, dice anche lui. Perché presentarmi una fonderia? Perché io sulle fonderie sono il mago, perché ho risolto tante fonderie, ho tre fonderie clienti, conosco perfettamente la tematica delle fonderie perché hanno questo problema. Oggi vi chiedo una referenza per le fonderie, nella fattispecie per le fonderie lì. Allora tutti capiscono perfettamente che io sono bravo a fare le fonderie e sono coerente nella presentazione.
Se fate così è facilissimo, avete facilità a preparare la presentazione, enorme facilità, guardo sempre di là, non ho capito perché. Ho enorme facilità a fare le presentazioni e ho un piano marketing, ho l'elenco delle persone che voglio conoscere. 40 nomi, un anno, fra un po' ne aggiungerò. A quel punto io so che sistematicamente contribuirò alla conversione dei membri, come tutti, facendo la mia bella presentazione con la richiesta specifica. E quelli che vengono qua possono dire tutto, tranne che questo capitolo non sia cazzuto. E se è cazzuto se ne accorgono. E io dove voglio entrare? Un capitolo qualsiasi o un capitolo cazzuto? Non c'è neanche da chiedere. Se voglio entrare in BNI, risolvo le obiezioni, vado in quello più potente, dove girano più soldi e dove vedo gente che è molto preparata, molto preparata. Ah, soprattutto penso che diventerò anch'io così, quindi anch'io potrò chiedere e anch'io riceverò. Nel giro delle referenze finale fate in modo che si capisca questo giro, cioè come hai chiesto la settimana scorsa ho la referenza per te, perché se è così lui capisci, caspita, lo chiedono, dopo una settimana ce l'ha. Come hai chiesto 3 settimane fa, quella referenza sono riuscito a metterti in contatto e quindi è una referenza per te. E questo qui è un demo meraviglioso, loro lo capiscono. E dopo se uno dice no, ma io preferisco giocare da solo, giocare da solo. Mettiamo il pallone lì, noi siamo in 7, poi un pallone devi fare il portiere, il difensore, il centrocampista e l'attaccante. Ma noi siamo in 7. Appena riesci la palla uno di noi, te non ne vedi più. Che noi siamo molto più potenti di te. Cosa succede poi in questi power team? Le business unit. A volte il power team edilizia, diventa molto grande. Nel picco hanno 23 o 24 membri del power team. Qualcuno di voi ha visto quel film di Woody Allen dove scappano dal carcere? Scappano dal carcere con Woody Allen, è uno dei carcerati. Scappano, ma hanno le catene ai piedi e quindi vedi per il paese sono tutti neri, grossi, e c'è lui piccolo in mezzo che si muovono così, no? A un certo punto girano per il paese, non possono correre perché hanno le catene ai piedi e uno dice, mi scappa la pipì. Allora cercano una casa e se tutti insieme vanno alla casa e suonano, aprono la signora, buongiorno, buongiorno signora, a lui scappa la pipì. E lei dice, va bene. Ok? Entrano tutti insieme, entrano tutti in bagno e lei dice, ma tutti? Siamo una famiglia molto unita. C'erano 23 nel power team. Allora, in questo power team di 23 non si riesce ad andare tutti insieme 23, perché c'è quello che fa residenziale, quello che fa l'industriale, è difficile fare iniziative di power team globali, perché hanno marketing, hanno mercati diversi. Allora è meglio nei power team fare un concetto che si chiama business unit, un'unità di business, per cui anche in 3 o 4 fanno qualcosa, magari si fanno un Deplian, si fanno una landing page sul sito, si presentano, si mettono insieme, si presentano uno dietro l'altro e quando faccio una referenza, a quel punto la faccio alla business unit, cioè io passo una referenza a quel team lì che risolve i cybercrime, sono in 4, sicurezza informatica, backup, assicurazione e GDPR, sono in 4, passo una referenza di un'azienda che ha esigenze di protezione del dato, sono 4 referenze, perché lavorano tutti e 4, quindi comincio a passare le referenze non a un singolo, ma un team di specialisti che non necessariamente, anzi quasi mai, sono tutti dello stesso power team, perché ci potrebbero essere benissimo figure esterne. Quando uno deve uscire da una business unit che fa parte di un power team, che fa parte di un capitolo, è difficile perché gli fai rompere 3 o 4 reti in un colpo e quindi è difficile che non rinnovi. È più difficile perché sta guadagnando anche su più tavoli, perché posso far parte di più business unit. Io faccio seriamente il lavoro con quelli che fanno le ristrutturazioni e un team che è azienda che fa, compra terreno, costruisce, azienda edile, poi c'è un immobiliare, poi ci sono una serie di maestranze, più me che faccio i seriamenti. E poi c'è un team che fa solo le ristrutturazioni, un'azienda edile piccola che fa solo le ristrutturazioni rapide e io faccio parte anche di quella business unit.
faccio parte di due business unit. Come faccio a stare a casa che faccio parte di due reti così? Più difficile che uno non rinnovi. Il nostro interesse è che i membri non vadano via. E che non vadano via dicendo esco da mia NIM perché non ho guadagnato. Fa fazzi, cioè se il capitolo arriva lì, non è riuscito a far guadagnare i suoi membri, fa fazzi. Chi sono i quattro fazzi? Dove si martellava? No, vuol dire che abbiamo fallito, fallito nel nostro scopo. Sia noi di BNI che noi come capitolo, come collettività, non siamo riusciti a creare per lui la possibilità di guadagnare. Però adesso cambia un po', perché è il power team che si fa crescere da solo. Se hanno problemi nel power team, li guardiamo e diciamo, oh ragazzi, ma non invitate? Oh ragazzi, ma quando vengono qua, perché li fate via tutti? Perché io faccio tutto. Caspita, fate le referenze da solo allora. Io sono l'informatico del gruppo, faccio tutto io. Bene, da noi, le nostre referenze sono il 13%, le altre 67 te le generi tu. Questo è uno scoglio da superare, perché nei vecchi capitoli la cultura era fasso tutto B. Gli pensimi in milanese, fasso tutto B qua. Quindi se riuscite a capire che qui non è come fuori, fuori fate 360 gradi o a volte 90, qui invece fate un piccolo angolo, ma quell'angolo lì, cazzo, cioè sono il drago di quell'angolo lì. Non c'è nessuno che faccia bene quell'angolo, quindi posso avere intorno a me tanti angoli bravi come me. Arriva uno che vuol fare tutto, gli spieghiamo, no, io faccio tutto, ok, non puoi entrare qua, e noi togliamo gli specialisti. Ma prima o poi li becchiamo quelli giusti, perché comunque le liste le abbiamo, e quando entrano nuovo altri 40 nomi che vengono su. Ok, ultima cosa, quando fate gli one to one, se fate gli one to one con un membro del vostro power team, vi accorgerete che è più facile ricevere referenze, molto più facile. Se fate un one to one con uno che non è del vostro power team, è molto più difficile, ecco il 13%. Allora io cosa ho scoperto? Che quando faccio gli one to one, a parte che i moduli one to one sono abbastanza chiari, fatevi dare contatti su persone del vostro power team, cioè persone che, presentatevi, hanno un'attività complementare con la vostra, che così facendo per voi è più facile entrare in sintonia con questi. Non solo, li potete anche passare al power team una volta che li avete conosciuti, per far crescere la squadra o per comunque conoscere persone. Quindi io ho scoperto che mi riuscivo ad alzare da ogni one to one fatto con almeno una referenza, che era: conosci un informatico? Sì, a me va bene. Se conosco un informatico, per me è quello che mi porta i clienti, e lui non sei tu. E io quindi mi alzavo sempre con una referenza. Lui era felice perché aveva fatto una referenza. Io ero felice perché avevo una persona da chiamare sul suo mandato, ok? E nella maggior parte dei casi vi dico che queste referenze per me sono diventate dei partner, perché mi sono fatto talmente piccolo che vado d'accordo con tutti. Quando ero grosso, io quando facevo l'informatico e facevo anche i server, gli antivirus, le stampanti, caspita, ero concorrente di ogni informatico che io, ove mi girassi, sbattevo contro qualcuno, ma lui mi respingeva, perché se ti passo i miei clienti, poi tu magari ti vendi la stampante tu, ti passo i miei clienti, poi magari mi vendi tu il server, e allora non me li passavano. Da quando sono così piccolo, vado d'accordo con tutti, non sono più una minaccia, non ho più sistemisti interni, e quindi io sono compatibile con tutte le system house e con la maggior parte delle software house, che sono i due macro gruppi, no? Quelli che seguono i sistemi, quindi l'hardware, e quelli che seguono il software. Tutti quelli che hanno software, tranne i concorrenti diretti, che fanno tutto, io vado d'accordo e riesco a volte anche ad andare con loro. Adesso ho trovato un nuovo software a Prato che fa una certa cosa, che integra il mio, e con quello lì sono una bomba. Io mi sto concentrando anche a scegliere i miei partner, ok? Domande, perplessità, obiezioni, dubbi. Se avete delle obiezioni, mi allineo e poi vi rispondo. No. Succede che tu restringi il tuo campo. Sì. Se poi quel tuo campo lì, a un certo punto, è un'attività che con il tempo, gli anni, va a morire, cosa succede?
Allora, perché tu restringi, restringi, okay. Faccio penne, a un certo punto non uso più la penna. Ok, va bene. È un pensiero che ho avuto anche io. Quindi mi sono dimenticato. No, in effetti, quando io ho detto faccio solo software, anch'io ho detto e se poi solo software? Però ti dico, ecco, quando tu fai soltanto una cosa, hai delle antenne che vedi il futuro molto più di prima. Perché su quel settore lì tu hai hai uno spotlight che guarda 5 anni avanti. Quindi quando vedi che il mercato delle penne comincia a scricchiolare, con rapidità ma senza la fretta che ti fa sbagliare, ti specializzi in un'altra cosa. E qui dentro, se tu ci dici io sono il migliore delle penne, benissimo, noi ti ascoltiamo. Dopo un anno ci dici ragazzi, il mercato delle penne andrà in difficoltà e io mi sto specializzando nei pennarelli. Qui ce lo puoi dire, noi ti ascoltiamo. Fuori di qui non se ne accorge nessuno e non ti caga nessuno. Qua invece, ce lo dici alla quarta volta, tu sei re dei pennarelli. Veramente. E noi, diciamo in giro, abbiamo il re dei pennarelli con noi. Questo è il vantaggio di BNI, che tu qua hai un palco dove le persone sono qua per ascoltarti e per portarti ciò che tu chiedi. E se tu sei credibile, e se io ti dico, guarda, io sono un consulente finanziario, ce n'è uno? Non è che uno? Bravissimo. Andato via. Sono un consulente finanziario. Vi dico che nel settore immobiliare, quindi dei titoli, i titoli del Far East, quindi Cina, India, Taiwan, avranno una crisi fra 2 mesi. Perché io seguo prevalentemente capitale di rischio e non tutto, anche lì c'è un problema grossissimo. Non tutto, sono specializzato nei titoli ad alto rischio nei settori del mercato asiatico, quindi potrei avere un altro consulente esperto di, ho visto Previdenza, che era Alleanza, Previdenza, poi c'è quello che fa il TFR dei dipendenti, 4-5 consulenti finanziari, magari ci fossero, ok? Io sono specializzato nel Far East. Vi dico che avremo problemi nel Far East fra 2 mesi, perché guardo solo quello, caspita, cioè lo vedo bene, non guardo globale. In questo momento disinvestite, adesso, perché io sono esperto di quello. Oh, t'ascoltano, perché sei il guru di quella roba lì. Liquidi per 2 mesi, poi reinvestiremo, appena si rialza. Sei credibile tantissimo, ok? Prego. Può essere controproducente oppure non una buona idea quella di cercare attraverso BNI invece di trovare ad esempio una nuova specializzazione. Non so, dico una sciocchezza, io sono un avvocato, sì. Il tuttologo di sì. Già mi piace che ti sei messo in discussione del genere. È una lunga discussione interna. Sì. Il mio obiettivo è quello di trovare una nicchia a questo punto. Bravo. Che non è ancora battuta. Bravo. Okay. Magari. Però non è battuta neanche da me. Cioè, yeah. Nel senso, adesso cerco di piazzarmi in quello. A questo punto il dubbio che mi viene è come posso io vendermi come guru di quello che sto iniziando anch'io ad imparare? Ci siamo, ok. Intanto una bellissima considerazione che stai facendo è quella di differenziarti. Il concetto di mucca viola nasce perché tu vai in montagna con i tuoi bambini, appena loro non hanno mai visto le mucche, pascoli, li vedi, ah, che belle le mucche! Le mucche, giunto tutti dalla macchina, andiamo a vedere le mucche, che bella, andiamo su. Fai 3 chilometri, un'altra maglia, ah, che belle le mucche, giù tutti, alla quarta maglia, dove basta, sono tutti uguali le mucche, non ci fermiamo più. Vai avanti un po', c'è una viola. Scendiamo. No, l'altro è tutto uguale, punti bianchi e neri. Tu sei un civilista, giusto? Quante specializzazioni ci sono nel civile? Un bel po'. Ok. Io mi devo separare. Non voglio. Sono costretto a separarmi. Devo scegliere un avvocato. Ho già un avvocato che mi segue, l'azienda, cose così. Viene a conoscenza di questa cosa qualcuno e tu sei
un esperto di diritto di famiglia. Però la mia domanda è differente. Devo ancora arrivarci, dici tu. Ok. Tu oggi sei in un punto che dice, scelgo, io sceglierei quella dove sei o più bravo o ti piace di più. Dopodiché dice alla tua platea, ragazzi, io ho fatto il civilista per 20 anni, più o meno, ok? Durante questa esperienza ho visto che sono molto capace e molto appassionato di questo tema. Ho deciso in BMI di specializzarmi su questa branca e di lasciare lo spazio ad altri colleghi molto specializzati in altri filoni, in altre branche. Noi non siamo in grado di capire se tu sei o non sei il miglior avvocato, però questo atto dove tu dici io fin qui ho fatto un po' societario, agrario, immobiliare, però ho fatto tante cose, tante cause in quel settore lì e mi piace molto e ho capito anche di essere bravo, ma noi ti crediamo. Tu nel giro di 4, 5, 6 volte che ci parli di quello, ma noi tu sei quello. Quello deve essere davvero, perché sennò ti sgamiamo, ok? Però se tu inizi veramente a puntare lì e ci porti valore e cultura di quel tipo di scelta che hai fatto, io ti dico una cosa, non sono in grado di valutarti se sei il miglior legale dell'ambito del diritto di famiglia, perché non ho le competenze. Però riesco a capire se sei credibile, se sei puntuale, se non fai neanche assenza, se sei affidabile, perché dal comportamento delle base, che è quello della partecipazione, io trago un sacco di conclusioni. Nella mia carriera non ho mai fatto un'assenza, okay? Non sono più membro di capitolo perché non ce la faccio, mai fatto un'assenza. Ho fatto 18 o 20 sostituzioni in 4 anni, però mai un'assenza. Questo cosa vuol dire? Che io un giorno mi sono incazzato con il mio capitolo, perché male, assenze, il limite è troppo, io mi sono fervorato, io ho picchiato il tavolo, il pugno sul tavolo, oh ragazzi, sulla domanda di iscrizione c'è scritto, sarò in grado di partecipare alla riunione per tutta la sua durata, e sotto c'è scritto, in caso di mia assenza mi impegnerò a trovare un sostituto. Se sei un imprenditore, ho detto io ieri, faccio la scena, se sei un imprenditore e dici che ti impegni, cazzo lo trovi. Lo vedi che livore che ho dentro di me? Perché io quando vedo la mediocrità... Intanto ho trovato la soluzione, ragazzi. Vedi? È catartico, ma è molto comunicativo. Non volava una mosca, perché soprattutto non hai fatto neanche un'assenza. Lo puoi dire, trovati il sostituto. Io ho fatto un programma di 25 sostituti che mi ha insegnato il socio di Claudio, che è Colombo, dato un'intuizione e da lì ho ricavato un programma per avere 25 sostituti. 25! È chiaro che tu telefoni e dici, ci sei? No, sono via. Ci sei? No, guarda come non andare. Al sesto, settimo, qualcuno ti dice sì. Se ne hai uno che ha la febbre, allora, sei un trasportatore di plasma, tu trasporti il plasma, vieni da me, dici, oh, trasporto, quanti furgoni hai? Uno, ciao, arrivederci. Oh, ma saresti a piedi col plasma a 50 km e non lo porti a casa il plasma. Deve partire un furgone che non stai usando, che è fermo lì, viene a prendere il plasma refrigerato e lo porta a destinazione. Io voglio vederti che tu hai due furgoni e che uno non lo usi, perché se fai due consegne siamo ancora, anzi, hai aumentato il rischio, perché sono i due furgoni fuori. Ok? Questo è il concetto di impresa di BNI. Dimostrate quanto siete capaci di organizzarvi e di mantenere l'impegno che vi siete presi. Perché noi non siamo capaci di valutarti come avvocato, ma per la tua partecipazione e la tua risposta all'impegno che ti sei preso, sì. Sì, però io non so, cioè io ascolto quello che dici tu, capite? Io non sono in grado di dire che non sei un avvocato che non vale niente, ascolto quello che dici tu, ok? Se tu ne parli bene, per me è bene, però è sempre assente. Certo, curiosamente ti giro referenza e viene girato poi si lamenta oppure. Ecco, se si lamenta allora dice già sei sempre assente, più si lamentano anche i clienti. Ciao! Ad appassare nottata, come dicono a Napoli.
capito? Cioè, deve ricostruire due rapporti fiduciari, uno comportamentale di impegno e uno professionale. Guarda, non fate del male, lascia il posto uno capace. C'è una domanda. Domanda, scusa, ti vedevo. Com'è che funziona il sistema dei 25 sostituti? Cioè, come li ricavo? Posso farglielo vedere? Sì, sì, devi. Va bene, ma me lo spiego, dai. Fate una stella, quello dei pari. Fate una stella. Avete tutti i fogli? Ma così è un esercizio facilissimo. Una stella con 5 punte, ok? In alto scrivete, nella punta in alto, famiglia. Nella punta a destra, amici. Nella punta a sud-est scrivete clienti, poi fornitori e partner. Adesso in fianco a famiglia fate 5 righe, anche in fianco a amici, clienti, fornitori, partner, 5 righe. Lì dovreste scrivere 5 nomi di familiari imprenditori. Se non li avete, niente, ok? Può succedere, è quello più difficile. Amici imprenditori, 5 nomi li avete. Clienti imprenditori, 5 nomi ci sono, anche fornitori ci sono e anche partner che sono quelli con cui lavorate abitualmente, no? Sono imprenditori con cui lavorate. Come funziona? Chiamo un amico e gli dico: ciao Marco, buongiorno, come stai? Tutto bene? Sì, tra l'altro, tutto a lavoro, a casa, la famiglia, sì, guarda, io ti devo chiedere un piacere grande, grande, grande. Che è successo? Ho detto, guarda, cioè, semplicemente io faccio parte di un gruppo di imprenditori, ok? Che è il più importante gruppo di imprenditori per la mia professione. E a questo gruppo di imprenditori io partecipo tutte le settimane. Mi sono preso un impegno con loro di non mancare mai, però qualche volta potrebbe succedere che io non possa essere presente. Mi posso far rappresentare da una persona che stimo molto e che, e della quale mi fido parecchio. Mi piacerebbe che un giorno tu venissi a fare colazione con noi, sei mio ospite, ok? Vieni, sei un imprenditore, ti presento qualche decina di imprenditori, presenti la tua attività, andiamo insieme. Così, se una volta tu dovessi venire a rappresentarmi, sai dove devi andare, troverai la colazione pagata e hai capito cosa devi fare. Ma se qua ti dice di no uno, ti dice di no. Tu ti sei, vieni qua, porti un ospite, perché è un imprenditore, e quindi un ospite. Lo metti vicino a te, è informazione, è un sostituto informazione, quindi è qua. Gli altri cosa pensano di te? Ah, che bravo, che si prepara i sostituti. Guarda che bravo che è là il furgone del plasma, ho scritto: noi, azienda che trasporta plasma, abbiamo sempre un furgone fermo nel parcheggio, un caviola, ok? Non li uso tutti i furgoni, ce n'è sempre uno pronto a partire con un autista che paghiamo e che è lì che gioca a Tetris, ma se deve partire muove quello subito, ok? Un caviola. E ogni settimana porti un ospite, hai 25 ospiti a testa, tra 30. Lo dico in diretta, di far 750. Sono 750 ospiti che vengono per voi, sono compratori, consumatori, qualcuno diventa membro, ma soprattutto con 25 sostituti che tu faccia l'assenza, è improbabile. O se vi succede veramente Fatima o Lourdes e qualcosa facciamo anche per te. Ok? Così tu hai un ingaggio con loro che è talmente. Lo puoi fare con un cliente. Se lo fai con un cliente che viene e dice: io sono cliente di Enrico Mori, sono contento di essere qua perché per me è un buon fornitore, tu parli bene di te, ma se lui parla bene di te è 10 volte della sua potenza di testimonianza, quindi stai giocando il jolly. Chi ha visto Giochi senza frontiere? Quando pensavi di fare punti giocavi il jolly per far andare a doppiare. Penso di essere assente, che ha un cliente, vacca bestia, un cliente ha una potenza inaudita. Si alza presto per te e parla bene di te, più di qualsiasi altro dipendente che puoi mandare. Scusate, oggi non ho, sono assente perché il mio sostituto è ammalato. Ma ne hai uno? Perché si ammala anche lui, Hai un furgone? No, non c'è. Prossimo plasma lo faccio consegnare a TNT. Almeno ne hai il camion. Arriverà caldo, ma arriva.
È chiaro che quello è il concetto? Cioè prendere BNI così sul serio e così strutturati e così organizzati e far vedere che preparate i sostituti. Ma io non posso pensare di voi che siete degli improvvisatori, siete delle macchine da guerra e poi fate delle belle presentazioni e poi fate dei guai one to one. Oh ragazzi, questo qui è un jet, questo qui è un drago. E quello lì rinnova, perché ormai è così, perché tu diventi quello che fai. Questo dei sostituti è una bomba, non avete più sostituti, avete un pacco di ospiti. Non solo per Power Team, vabbè però... Invece per quello che volevo dirti prima, che mi sono dimenticato, che tu sceglierai una nuova professione, diventerai un mucaviola, sarai presentabile in tutti i capitoli, perché sei un super specialista, non sei più in conflitto con gli altri avvocati, ma sei colui che loro possono chiamare quando sono nella cacca su quel tema, perché tu ti sei letto tutte le sentenze della Cassazione e ce lo dici per quel tema lì. Io voglio il migliore. Io se ho un problema all'occhio, voglio il migliore per quell'occhio. Se ho un problema con un condominio, voglio quello che ha fatto più condomini o che conosce perfettamente il diritto condominiale, non un avvocato. E quell'avvocato lì è compatibile con tutti gli specialisti. E tu quando verranno qua degli avvocati, dai, solo diventa specialista che lavoriamo insieme. Non cercare di far tutto. Sapete perché fanno tutto gli avvocati? Perché le referenze che ricevono sono casuali. E quindi, siccome non si possono fare pubblicità, fanno di tutto. Ma quanto ti costa fare una causa su un argomento nuovo che devi studiarti completamente e non hai mai fatto? Soprattutto, sei il miglior avvocato per quella causa lì? O lo fai perché devi mangiare? Non voglio puntare a te, scusa. O lo fai perché devi mangiare? Lo fai perché devi mangiare, però non sei il migliore che lui avrebbe diritto di avere. Questo è un concetto importante. Se io non sono una software house che fa bene le farmacie, devo chiamare uno che fa delle farmacie, se sono corretto con il cliente. Lui mi ringrazierà e gli dico, guarda, io non sono il migliore, sono migliore a fare gli idraulici. Mi presento l'idraulico. Il cliente dice, ah, mi presento uno che fa le farmacie. Sì, è il migliore a fare le farmacie, perché io sono migliore a fare gli idraulici, tu hai un idraulico, sì, a me basta che lo presenti, per me è già un ringraziamento. E lui mi presenta un idraulico perché io sono stato molto serio con lui, stato molto professionale e molto leale. Quindi anche i vostri clienti vi possono generare referenze, se impariamo a farlo. Ora, sostituti a nastro, 750 sostituti su un capitolo di 30 membri. Quando fate le feste, li invitate. Perché, arrivo, avete una propagazione, quei famosi cerchi che si propagano, il vostro capitolo ha delle casse di risonanza. Poi vi fate una chat dei sostituti. Boh, chi può sostituirvi la settimana prossima? In un colpo li becchi tutti i 25. Ma lei chiede una referenza di uno, loro sono già venuti in capitolo, sanno come funziona e tu gli dici, ragazzi, sapete quella mia amica del capitolo che si occupa di, ha chiesto una referenza per quell'azienda, la conosciamo? E magari qualcuno di loro la conosce e tu fai una referenza per interposta persona a lei. I tuoi 25 sostituti sono i tuoi scudieri, sono tutti dietro di te, pronti così con le lance in mano e dire, conosciamo questa qua? No, a posto. Se ciascuno dei 30 propaga questo messaggio, di questa referenza specifica, su 750 persone, è molto probabile che salti fuori. E quindi aumenta la referenza, ha avuto l'ora a fare, lei rinnova, tu fai bella figura, perché hai una squadra di tosti. Scusa. Power Team sul mercato. Sì. Supponiamo che ci sia una grossa gara d'appalto per questo genere. Si può proporre in tal modo? Assolutamente, fa una business unit del power team di 25 persone, quelli che vogliono partecipare alla gara, non fate la roba da power team perché dopo, quando la roba è troppo grossa non si riesce a muovere, è un carro armato in un vicolo, abbiamo bisogno di una goletta, di una piccola roba di 6 persone che ci stanno, business unit, si partecipa alla gara. Ci manca uno nel capitolo che non fa questa cosa, lo possiamo cercare, ma lo possiamo trovare anche in un altro capitolo. Cioè, la business unit è bella perché è anche cross-chapter, può anche andare a comprendere uno specialista di un altro capitolo e lo mettiamo in questa gara, una figata. Che BNI non è un capitolo, BNI è una comunità. E quindi voi propagate questa business unit che è composta da 5 elementi di 4 capitoli diversi. È bellissimo. Si fa l'azienda nella team. Eh sì, la business unit è come un'arti, assolutamente. Per una gara o per un'offerta commerciale.
pensa che la tua offerta commerciale, se tu hai quattro membri di capitoli diversi, tu qua proponi quella roba lì, loro la propongono di là, quindi tu stai ricevendo referenze anche dagli altri capitoli, perché come passano con la business unit ti sei dentro anche tu. Vantaggio enorme. Ho ancora un quarto d'ora. È una impressione, sì. Può dire una domanda. Questo è un metodo che ci stai passando, che è scientifico, ci parli di numeri, okay? Sì. Di moltiplicazione poi delle opportunità, oltre che degli imprenditori che sono all'interno, sì, di una realtà come questa, come viene, sì, in Italia. D'altra parte, e questa è forse un po' la domanda, è un passaggio culturale importantissimo, che il metodo si trasforma in cultura, certo, che diventa poi importantissimo se diventa parte del nostro DNA imprenditoriale. Sì. In termini di tempo ci vuole ovviamente un certo raggio di tempo per trasformare tutto questo. Allora, mi piacerebbe che ci fosse da parte tua la conferma di applicate il metodo con un elemento importantissimo che è la fiducia che funzioni. Perché altrimenti un po' quando funzionerà? Ci vogliono 6-7 mesi. Allora, per provarlo, fiducia, per provarlo, lo provate. Ve lo provate da sole e funziona. Perché la telefonata che viene fatta è talmente convincente che se la riceveste voi direste di sì. Okay? Se io ti chiamo e ti dico sto creando una scuola di specialisti, cioè, dici quantomeno vuoi capire. Okay? La cultura è lenta invece, perché anche c'è da trasformare gli avvocati civili in specialisti di settore. Sì. E non tutti sono orientati a farlo. Tu dici no, io faccio tutto. Perché nel mio studio i miei colleghi che fanno tutto, allora li fai scrivere, perché io non voglio passare una causa a uno studio, io guardo te, cioè mi devi convincere tu, non il tuo studio. In Bieni non ci sono aziende, ci sono persone, e ti faccio un esempio, lo faccio su di te così: se tu rappresenti un'azienda di cacca, ma tu sei credibilissimo, io di te mi fido. Se tu rappresenti un'azienda meravigliosa, ma tu sei un pezzo di... Io di te lo faccio, di quel te lo faccio. Quindi non è l'azienda che conta, è la persona. E se quella persona, voi avete una grande opportunità di mostrare qui quanto valete ogni settimana: presenza, puntualità, competenza, preparazione, atteggiamento positivo. Fatelo di continuo e diventate quello. E gli altri di voi pensano quello. Competente, professionale, sempre preparato, sempre pronto. Oh, è quello lì. Io passavo un lavoro, non ho dubbi. Più parlo anche bene di lui, cioè, sono tranquillo. Guarda come sono tranquillo io anche se attraverso il bosco. Cioè, è uno che ti possa mettere la mano sul fuoco. Tutti si fidano, è una bravissima persona. Cioè, non hai problemi quando lo presenti. E quando invece inizi a scantonare, che ti vengono i dubbi. I bambini sono uguali, i bambini tu butti la palla in mezzo, c'è il leader, la va a prendere per primo, ok? A chi la passa il leader? A quelli bravi. Non passa la palla ai brocchi, è una legge della natura. Il leader passa la palla, i bambini, noi siamo dei bambini cresciuti, il bambino che sa giocare a calcio, te lo dico da allenatore, guarda e cerca. Magari ha uno libero lì, ma non è capace, sa che non è capace di tirare la palla, fa una roba più difficile e impara a giocare a calcio, ma cerca quello capace che è più lontano. O è quello che gliela passa più spesso. Comunque fa delle scelte in pochissimi secondi. Allora qual è il lavoro dell'allenatore? Rende incredibile ogni componente della squadra. Non è che dice, vabbè, ma quello lì è scarso, non passare. Però quello è un deficiente, perché sta costruendo una squadra di 9 bambini, 11 bambini, quindi deve fare in modo che tutti siano credibili per lui, ok? Il lavoro dell'allenatore è quello, perché lui è già capace, su di lui può lavorare un po', ma gli altri devi tirare su. Il vero allenatore è quello che trasforma uno scarpone in un calciatore, non quello che trasforma un Messi in un giocatore, è già così, anzi, lascialo esprimere. Quindi quello che noi cerchiamo di dirvi quando facciamo le formazioni, non ti fottere la reputazione, perché se tu sei assente, il danno lo crei al capitolo, ma il danno che ci crei ce l'hai tu addosso. Tu hai una carogna sulla schiena che quando io ti guardo sempre lì. Ho reso.
Prego. Ho fatto una riflessione, no? Se tu hai una squadra di tutti i campioni, il metodo è fallibile. Se la squadra ha dentro anche qualche proppo, l'allenatore tira sul proppo. Perfetto, quindi hai bisogno di molto di tempo. Un po' più di tempo. Hai bisogno di tempo. In un capitolo di 40 persone, il proppo magari a te può non interessare tanto, perché ti concentri sugli altri 39 campioni. È quello che fate. Esatto. In un power team dove invece sei in 5 o 6, se hai il brocco dentro... La nuova filosofia è che voi vi scegliete il brocco. Ho capito, però io il power team oggi lo creo con i miei con quelli che ci sono già. Ok, ok, bella obiezione. E quindi all'interno di tutto il capitolo, magari perché con questa persona non ho avuto una bella esperienza, posso decidere di far finta di niente, ho bei rapporti, però magari... Non ti conviene. Non ti conviene scriverla, perché lui comunque è generatore di referenze. Quindi se tu fossi il leader della mia squadra, se tu fossi il capitano dei bambini, io da allenatore parlerei con te, come ti chiami? Luigi. Luigi, allora guarda, lui sai che non è capace di trattare la palla, un blocco, ok? Però quando lui è sulla fascia, e tu hai la palla, tu sei il centrocampista, se hai la possibilità di scaricare la palla su di lui, puoi andare dentro e ti può fare una traversone. Ci siamo? Benissimo. È meglio che ci sia lui pronto o no? Ok, ora mi aiuti a tirarlo su? Cosa vuol dire? Questo qui è quello che non si impegna tanto. Allora io, director, tu Luigi, che sono dei migliori membri del Power Team, gli parliamo. Giovanni, allora, noi crediamo in te, però dacci indietro quello che è il nostro rapporto fiduciario. E si parla chiaro, siamo imprenditori. Siamo imprenditori. Siamo qua per fare business e non per scherzare né per giocare. Ci divertiamo, ma il divertimento è il plus della parte basica. La parte basica è, per passarti referenze, io devo avere la sensazione che tu riceverai bene la palla, che ti metti così e non che tanto per te è uguale provare a prenderla così, perché ogni volta che lo vedi mi fai girare i coglioni, ok? Ogni volta che io vedo che tu non fai tre passettini per arrivare alla ricerca giusta e vedo che sei mediocre e fai così perché tanto non ti puoi muovere con i piedi, mi fai... allora dico, allenatore, ma non puoi mettere nessun altro posto suo. È quello che io penso, perché io mi sbatto, vado a prendere ogni palla e lui fa così. È chiaro che a quel punto lì la squadra ha un elemento che va rivisto, che non vuol dire che va escluso. Revisione vuol dire entra in box, ci si parla, esci bene o esci proprio. Cioè ritorni in campo carico oppure guarda, è stato bello. Succede, perché noi con questo metodo il problema non sappiamo più. Se siamo bravi a convertire e vengono persone, vi scegliete la squadra voi, quindi o te la mette con la sedia lì. Capisco benissimo quello che dici. Perfetto. Ok. Però non è facile. Però non è facile. Grazie perché ti allini con l'obiezione. Ok? E io dico non è facile, ok? Benissimo, ci siamo allineati tutti e due, però se non lo fai il problema rimane lì. Certo. Quello che tu dici è sull'impegno, sulle caratteristiche. Se invece andiamo sulla fiducia, io e te, io con te ho testato e ho un problema di fiducia nei colleghi. Ne riparliamo, tu mi chiami e ritorno, dobbiamo fare il pranzo insieme, sì, secchio del vomito. Allora, quella volta là è successo così, quella volta lì è successo così, io però sono qua perché voglio lavorare con te. Resettiamo tutto, i romani dicevano tavola rasa, sai perché? Usavano delle tavolette di porfido, ci mettevano sulla sabbia e scrivevano con le dita, facevano i conti per i mercanti. Quando non andavano d'accordo, dicevano tavola rasa, dicevano così, e ritornava la sabbia bella pulita per scriverci. Tavola rasa è, io resetto il mio rapporto con te, tu però da adesso in poi mi dimostri che io non sto sbagliando a ridarti una seconda chance. Guarda che è un discorso che tu puoi fare anche a tuo figlio così. È un discorso leale, onesto, sincero, schietto. Se lui ti dice no, ma me vuoi, però sei un paraculo. E glielo dici, sei un paraculo perché ti arrabbichi sugli specchi. Ma non fai prima di dire cazzo quella volta lì ho sbagliato. E cercherò di non farlo più. E quando sei in difficoltà mi avvisi per tempo, non arrivare all'ultimo secondo e mi buchi l'installazione.
dimmelo due giorni prima, io mi organizzo, ti ringrazio per avermi messo nella cacca, ok? Io ti posso aiutare quando c'è della cacca tu, però non metterci me. È un discorso che fai fare con chiunque, qualsiasi fornitore, a quel punto lì lo misuri, o così o così. Se vedi che non c'è, un ragazzo, questo incontro non mi è piaciuto per niente, per me è così. Sei un imprenditore, devi far business con le persone con cui ti fidi. BNI è fatto di imprenditori, non di improvvisatori. È quello che voglio trasferirvi. Una situazione analoga, tu sei il mio partner, tu ti appintolo e sei specialista in quella cosa. Ti occupi di questa cosa da due anni perché hai deciso di specializzare. Okay. Io ho un fornitore che fa questa cosa, è specializzato in questa cosa e collabora con me da 40 anni. Certo. È una bella sfida. E allora gli dici, guarda Enrico. È sempre una questione di grande mistica. E gli dici, Enrico, allora, io ho un fornitore da 40 anni che fa questa cosa e mi trovo molto bene. Però voglio darti fiducia, perché fai parte della mia squadra. Poi lui ti chiede la referenza, per cui non lo puoi isolare. È parte di quel 67%, quindi c'è un dare avere fra voi due. Voglio darti fiducia, incomincerò a passarti alcuni lavori per testare la tua abilità. E li toglierò a quell'altro. Quindi mi raccomando, perché io di là sono tranquillo. Con te è un investimento. Se funziona bene, cercherò di passarti sempre di più. Siamo d'accordo? Benissimo. Oh, schietto, sei un imprenditore, Luigi. Schietto. Onesto, leale, etico, schietto. Pagherà sempre. Perché lui non potrà mai dirti, ma avevi detto una cosa. No, l'ho detto subito. Che sono di bravo, ci mettevo di passare tre volte. E glielo dice ogni volta che sbaglia. Giovanni, dai, che dice? Però deve convenirmi. Deve convenirmi. Altro argomento, dice chiaro. Tieni conto che di là. A parità di servizio. A parità di servizio, io voglio credere in te, però aiutami a trovare una soluzione, perché là 40 euro e tu 55. Quei 15 euro lì che io voglio darti, che valore hanno in più? Cioè, qual è quella mucca viola che fa sì che io con 15 euro in più ottenga una figata? Perché se me lo dimostri non è un problema spenderli, ma se non me lo dimostri è un problema spenderli. Anche lì, cioè, sempre in totale trasparenza. Io ho trovato questo in BNI. Quando c'è qualcuno che non, con il quale non sono in fiducia, io gli parlo. A pranzo, come dice lui, a pranzo, mi introduco. A pranzo. Perfetta.